Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con un tag che si chiama Libri Dolci Book Tag. In totale sono 5 punti. Parto con la prima, Torta, un libro che vi ha lasciato tante emozioni contrastanti. E io vi mostro questo, Non dimenticarlo di Duca Contato, edito Aug Edizioni, della collana Frecce. Perché in pratica qua due fidanzati vanno al fiume Irrio Valticino per un picnic, ma sfortunatamente vengono assaliti da dei malviventi e da lì iniziano a susseguirsi alcuni eventi che alla fine uno dei due protagonisti non riesce a continuare la propria vita e c'è, almeno a me, mi ha fatto sia rabbia da un certo punto e dall'altra anche un po' di tristezza. Poi, due, Gelato, un libro che ti ha stupito. Devo dire che questo libro qui mi ha veramente stupito, che è The Never King, di Nick Sancrove. Questo libro lo volevo già acquistare, poi ero sempre lì un po' titubante nel comprarlo e dicevo sempre sì, poi lo compro, poi alla fine l'ho trovato al libraccio, l'ho preso su e devo dire che mi è piaciuto come libro. Infatti ho lì il secondo, The Dark One, che è in attesa di essere letto. In pratica è il retelling in versione dark di Peter Pan. In totale sono 4 libri questi. Poi 3, Ciambella, un libro che non vi stancherete mai di leggere. Sicuramente la saga di Harry Potter, quella lì, anche se avrò 80 anni, la rileggerei. Poi 4, Caramella, il tuo o la tua autrice autore emergente preferito. Allora, diciamo anche quelli poco conosciuti, tramite anche CE o autopubblicati, sono Bella Richmond, Fabio Suraci, Tania De Ioanno, comunque gli autori della casa editrice Idea. Immagino di essere altro, e in più anche il mio amico che ha scritto alcuni libri, che è Diego Zappaterra, poi Lorenzo Iero, che ha scritto la saga di Sir Blake nel Regno di Shi, con quella trilogia più Poci Muccica e Tutto a colpa del caffè. Per ora sono questi, sì, sono questi qui i miei autori comunque preferiti. Poi 5, Budino, un libro che non ti ha colpito particolarmente e aggiungo che non mi è piaciuto, che è Il Piccolo Principe. Lui non è un classico che non mi è mai piaciuto, forse perché era un periodo che magari l'ho letto e non lo so, so solo che non mi piace come libro. Comunque, con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo.